Ok, credo tutto va bene, quindi possiamo iniziare. Allora, buongiorno a tutti e benvenuti a questa nostra diretta Facebook in cui vi accompagnerò in un viaggio alla scoperta delle onde gravitazionali. Io sono Giulia Casanueva e sono ricercatrice a EGO, che è l'Osservatorio Gravitazionale Europeo, in cui è installato l'interferometro per onde gravitazionali Virgo, e che è la regione di Pisa vicino a Cascina. Oggi gestirò questa diretta da casa e quindi per semplicità sarà articolata così. Prima vi racconterò che cosa sono le onde gravitazionali e come siamo riusciti ad osservarle e successivamente risponderò alle vostre domande che ci arriveranno qui tra i commenti o sulla nostra pagina Instagram at infn underscore insights. Quindi, volevo anche dirvi che non sono italiana, quindi potrebbe succedere che delle volte invento qualche parola, quindi avete pazienza, farò il mio meglio. Se non capite qualcosa, dopo potete fare delle domande e io proverò a rispondere tutte. Quindi, prima tutto, cosa sono queste onde gravitazionali che proviamo a rilevare all'Osservatorio Gravitazionale Europeo? Quindi, queste onde, vengono dalla teoria della relatività generale di Einstein, quindi lui ha fatto questa teoria più di 100 anni fa, quindi a quell'epoca si capiva già, diciamo, abbastanza la gravità, quindi si sapeva che ad esempio la Terra girava intorno al Sole, quindi si capiva che le masse più, gli oggetti con masse grosse erano in grado di intrappolare altre masse più piccole, diciamo, e obbligarli a girarli intorno, a orbitare intorno. Però Einstein, con la sua relatività generale, va ancora un po' più lontano e lui immagina l'esistenza di questo tessuto dello spazio-tempo e con questo tessuto, vedendo lo spazio-tempo così, ci sono tante conseguenze, tra l'altro l'esistenza delle onde gravitazionali. Quindi, come non posso avere slide, ho fatto qualche disegno. Quindi qua vedete un esempio di questo tessuto dello spazio-tempo che vi ho detto, questa griglia, immaginate che questa griglia è lo spazio-tempo. Quindi abbiamo una piccola massa che sta, diciamo, viaggiando e se non c'è nessun disturbo, lei continua la sua traiettoria di vita. Nel caso in cui c'è una massa, come questo, diciamo, questo oggetto che ho disegnato qua, Einstein dice che questi oggetti massivi hanno la capacità di curvare lo spazio-tempo, questo tessuto, e quindi come conseguenza di questa curvatura, diciamo, l'oggetto, quando si avvicina diciamo, a questa massa, come lo spazio-tempo è curvo, non può più continuare la sua traiettoria tutta di vita e diciamo, è obbligata diciamo, sia a modificare o addirittura diciamo, può rimanere intrappolata. Quindi, e come ho detto, un'altra conseguenza di questo, diciamo, questa teoria della relatività è l'esistenza delle onde gravitazionali, che non sono così tanto diverse da quelle che sono prodotte quando buttiamo un sasso nell'acqua. In quel caso lì è l'acqua stessa che fa, diciamo, un'ondulazione. Nel caso delle onde gravitazionali, diciamo, è lo spazio-tempo stesso che va, diciamo, che va perturbato, che si ondula. Quindi noi quando cerchiamo di rivelare queste onde, di misurare queste onde gravitazionali, dobbiamo capire qual è il suo effetto, quello è che cerchiamo da misurare, di rivelare. Quindi qua ho fatto un altro piccolo disegnino dove vediamo. Allora, se immaginiamo che abbiamo vari oggetti, no? Che sono qua abbiamo un cerchio. Se abbiamo una onda gravitazionale che arriva, diciamolo, il fatto che lo spazio-tempo viene, diciamo, modificato, quello che farà è che la distanza fra questi oggetti in un primo tempo vedrà allungata e poi accorciata, e nella direzione perpendicolare avrà l'effetto opposto, quindi vedrà un po' accorciata e poi allungata. Quindi in verità quello che noi cerchiamo di fare è misurare un cambiamento nella distanza fra due oggetti. Va bene, prima di andare a dirvi come misuriamo questo spostamento,
Volevo dire due parole su chi è in grado di emettere delle onde gravitazionali. Quindi, per emettere onde gravitazionali, abbiamo bisogno che sia una massa, di avere una massa asimmetrica che si muova. Però, come noi le vogliamo rivelare nella Terra, purtroppo abbiamo bisogno che, diciamo, di avere sorgenti che producono o che emettono onde gravitazionali abbastanza grosse, perché quando arrivano alla Terra siano ancora fattibili, insomma, che si possano vedere. Quindi gli oggetti che emettono delle onde gravitazionali abbastanza diciamo, grosse per essere misurate sono praticamente degli oggetti molto densi, quindi tanta massa in un volume molto piccolo, quello che chiamiamo, diciamo, fenomeni catastrofici. Quindi, in pratica sono fenomeni relazionati con buchi neri e onde gravitazionali, scusa, e stelle di neutroni. Ad esempio, sistemi binari dei due di queste stelle di neutroni o buchi neri, o uno e uno, che stanno girando uno intorno all'altro e come stanno muovendosi emettono delle onde gravitazionali, quindi il sistema perde energia. Quello che fa è che diciamo, sono obbligati a girare ancora più veloce uno intorno all'altro e ancora più vicino, finché non, diciamo, collassano in un solo oggetto finale. Quindi fino adesso sono quelle che abbiamo rivelato. Qui ho fatto un disegnino della forma dell'onda gravitazionale che emetterebbe un sistema di questo genere, no? Quindi all'inizio abbiamo una prima parte in cui i due oggetti stanno girando uno intorno all'altro e vedete che l'ampiezza dell'onda cresce finché loro si stanno avvicinando e anche la frequenza, quindi diciamo l'onda aumenta in frequenza finché non, in questa parte verde, finché non collassano. E quindi questa parte del collasso è la parte con un'ampiezza più grossa del segnale, dell'onda. E poi una volta che abbiamo un solo oggetto, abbiamo quello che si chiama, diciamo, un periodo si rilassa il sistema, un ring down. E queste sono le tipi di onde che abbiamo rivelato fino adesso, ma ci aspettiamo anche di vedere le supernove, che sono esplosioni di stelle di neutroni, di buchi neri e chissà cos'altro. Quindi abbiamo detto che queste onde, quello che l'effetto che producono è, diciamo, un cambiamento nella distanza fra due oggetti e quindi vogliamo misurare nella pratica delle distanze. La prima cosa che viene in mente è usare un metro. Il problema è che se te usi un metro per misurare la distanza fra due oggetti, l'onda gravitazionale quando passa allunga lo spazio-tempo stesso, quindi allunga il metro stesso. E alla fine la misura che te leggi sul metro è sempre la stessa, perché è lui che, diciamo, ha sofferto anche l'effetto dell'onda. Quindi non possiamo usare un metro. Quindi che altra forma abbiamo di misurare una distanza? L'altra opzione è misurare il tempo che le prende a qualcosa a percorrere questa distanza. Quindi se la distanza è più lunga, il tempo sarà più lungo, e se la distanza è più corta, il tempo sarà più corto. E una cosa, diciamo, la luce diciamo, la conosciamo molto bene, sappiamo che la velocità della luce nel vuoto la conosciamo molto bene, quindi noi si è pensato usare la luce per fare questa misura. E per fortuna c'era già un strumento fatto apposta, che era l'interferometro di Michelson. Quindi cos'è un interferometro? Anche io qua ho disegnato un piccolo interferometro, quindi abbiamo un sorgente di luce, che è quella che ci farà la misura, che viene diciamo, mandato a una separatrice che diciamo, divide il fascio in due. Diciamo, uno di questi fascetti fa un percorso e l'altro fa un altro percorso. Quindi la luce, diciamo, viaggia finché non si trova con uno specchio, che lo manda indietro fino alla separatrice, e l'altro fascio fa la stessa cosa, diciamo, viaggia finché non trova lo specchio e torna indietro, e poi si incontrano di nuovo alla separatrice e lì interferiscono, è per questo che lo chiamiamo interferometro. Quindi cosa succede quando questi due fasci interferiscono? Faccio vedere un po' meglio un esempio. Ok, quindi qua abbiamo, diciamo, due esempi. E quello sotto vediamo
Cosa succede se le due fasce hanno viaggiato la stessa lunghezza? Quindi vediamo che il massimo di uno è perfettamente allineato col minimo dell'altro fascio. Quindi quando si sommano, che in pratica è quello che è una interferenza, la somma di questi due fasci, quando si sommano il risultato è zero, quindi non vediamo luce e buio. Nel caso che per qualche ragione la lunghezza di questi due bracci sia diversa, allora, diciamo, il minimo di una non è più perfettamente allineato col massimo dell'altra e quindi la somma non è più zero. Ah, scusa, sto parlando troppo veloce, scusa. Allora, la somma non è più zero. Quindi cosa succede se noi, diciamo, ci arrangiamo perché nel nostro interferometro i due bracci siano esattamente uguali? Quindi se c'è un'onda gravitazionale che passa, quello che succederà è che uno dei bracci diventerà un po' più lungo e l'altro diventerà un po' più corto. Quindi quando questi due fasci si trovano, l'interferenza non sarà più zero, sarà un po' diversa. Quindi se noi installiamo un rivelatore di luce per monitorare questa interferenza, siamo in grado di capire quando è che diciamo la lunghezza del nostro interferometro è cambiata per il passo di un'onda gravitazionale. Quindi adesso sappiamo come fare per rivelare onde gravitazionali. Sembra abbastanza semplice, abbiamo bisogno di un sorgente di luce, una separatrice, due specchi e un rivelatore di luce. Il problema è che come queste onde gravitazionali sono così piccole, abbiamo bisogno di essere molto sensibili. Quindi non basta fare un interferometro come quello che uno può montare in un laboratorio, bisogna diciamo, fare un grosso osservatorio. In particolare, due parametri giocano sulla sensibilità. Uno è la lunghezza dei bracci. Più lunghi siano i bracci, meglio, più sensibili siamo. Quindi costruiamo i bracci lunghissimi. Tra l'altro, nel nostro osservatorio i bracci hanno 3 chilometri. Il problema è che 3 chilometri ancora non è abbastanza. Però non è neanche facile costruire un interferometro ancora più lungo. 10 chilometri diventa molto impegnativo, devi avere prima tutto lo spazio per, diciamo, avere 10 km, poi anche costruirlo è molto costoso. Quindi noi fisici abbiamo detto: cerchiamo di essere, diciamo, intelligente e fare finta. Quindi quello che facciamo è intrappolare la luce, obblighiamo alla luce a fare avanti e indietro questi 3 km tante volte. E come si fa questa cosa? Si fa con un risonatore ottico. Quindi noi torniamo al nostro interferometro, abbiamo installato un specchio. Quindi quando la luce arriva in fondo e torna indietro, abbiamo messo un altro specchio che la obbliga a ritornare ancora un'altra volta e così via. E in particolare adesso a Virgo abbiamo delle risonatore ottiche che fanno avanti e indietro quasi 300 volte. Quindi questi 3 km diventano 900 km, quindi abbiamo aumentato la nostra sensibilità di tantissimo. L'altro parametro è la potenza, la quantità di luce che noi mandiamo al nostro interferometro. Quindi possiamo fare lo stesso gioco: mettiamo un altro specchio qua per obbligare alla luce a ritornare, perché noi abbiamo detto che ci arrangiamo perché i nostri bracci siano esattamente uguali lunghi. Quindi abbiamo il nostro rivelatore che lo mettiamo qua, abbiamo zero, abbiamo buio, però sta luce non sparisce. Questa luce torna indietro, tutta la luce, diciamo, torna indietro e noi se mettiamo un altro specchio qua, possiamo rimandare un'altra volta la luce dentro l'interferometro e aumentare, nel caso di Virgo, adesso di 40 volte la potenza che mandiamo. Quindi in verità noi abbiamo adesso 28 watt ingettati, diciamo il nostro laser manda 28 watt di luce e questa cavità di recircolo della luce ce l'aumenta di un fattore 40 fino ad avere quasi 1000 watt. Quindi abbiamo aumentato tantissimo la nostra sensibilità con questi tre specchi in più. Quindi adesso ci siamo abbastanza sensibili
misurare queste onde siamo in grado di vedere spostamenti molto piccoli. Però il problema quando te hai un strumento molto sensibile è che sei molto sensibile a tutto. A tutto vuol dire alle macchine che passano dalla FPD, ai aerei, le persone che camminano in giro, sei sensibile a praticamente tutto. Quindi bisogna isolare il nostro interferometro per essere in grado di vedere solo le onde gravitazionali e non gli altri rumori. Quindi qua c'entra tutto un lavoro di ingegnerie e di isolamento. Quindi abbiamo bisogno di lavorare nel vuoto perché nessuna particella interferisca con il nostro laser. Quindi abbiamo il volume di ultralto vuoto più grosso dell'Europa. Poi i nostri specchi devono essere super, super, diciamo, perfetti, quasi non difetti. Fanno 40 kg i nostri specchi e sono enormi, fanno 35 cm di diametro e 20 cm di spessore. Poi, come abbiamo tanta tanta potenza di luce che arriva su questi specchi, si riscaldano e quindi questo riscaldamento fa che si riformano, fa quello che chiamiamo una lente termica. Quindi questi specchi si deformano e non vogliamo, quindi bisogna anche prevedere un sistema di compensazione termica perché i nostri specchi rimangano, diciamo, senza cambiamenti, anche con il laser acceso, con tanta luce che li arriva. Poi i specchi sono sospesi per fibre monolitiche, quindi sono fibre, sono fili praticamente dello stesso materiale dello specchio che fanno 400 micrometri di diametro, che praticamente sono se te metti quattro capelli insieme e il diametro è più o meno quello. Quindi sospendiamo specchi di 40 kg con delle fibre molto molto fine. Poi un altro problema è il rumore sismico. Quindi, se non facessimo nulla, il rumore sismico coprirebbe tutte le nostre misure. Quindi, questi specchi sono sospesi da super attenuatori di 9 metri. Diciamo, il suo ruolo è stancare il rumore termico prima che arrivi allo specchio. Quindi, abbiamo 7 filtri per, diciamo, diminuire o attenuare il rumore sismico. Anche se questi super attenuatori sono molto efficienti, comunque il rumore sismico riesce a muovere ancora gli specchi di un fattore di qualche micrometri, quindi 10 alla meno 6 metri, che è ancora troppo. Quindi bisogna ancora compensare questo movimento residuo. E come lo facciamo? Abbiamo installato quattro magneti incollati agli specchi e abbiamo delle bobine, quindi noi mandiamo una corrente che crea un campo magnetico per essere in grado di muovere sia longitudinalmente che angolarmente gli specchi. Poi abbiamo anche bisogno di sapere cosa succede dentro questo interferometro, quindi abbiamo bisogno di telecamere, abbiamo bisogno di rivelatori di luci e poi abbiamo anche bisogno di un sistema di acquisizione dei dati che, diciamo, distribuisca tutta questa informazione ovunque. Quindi questo lavoro alla fine diventa praticamente un lavoro di squadra enorme. Ci sono tante conoscenze necessarie per far funzionare questo rivelatore. E infatti la collaborazione Virgo ha più di 300 membri di 7 paesi diversi dell'Europa. E però comunque non siamo soli. A parte di questo rivelatore Virgo, ci sono due altri rivelatori negli Stati Uniti. Uno nello stato di Louisiana e l'altro nello stato di Washington, che sono gli interferometri LIGO. C'è un altro interferometro piccolo in Germania, a Hannover, e poi c'è l'altro rivelatore in Giappone che è Kagra. Quindi noi non prendiamo dati soli, perché come questa misura che facciamo? Le onde sono così piccole che siamo praticamente dominati dal rumore. Quindi bisogna fare delle misure che si chiamano in coincidenza. Quindi abbiamo bisogno di almeno due rivelatori per
confermare che quello che vediamo non è un rumore, ma è veramente un'onda. Quindi abbiamo fatto fino adesso con questa ultima, diciamo, generazione di rivelatori, tre prese di dati. E quindi la prima presa dati O1 l'hanno fatto i due rivelatori LIGO, è nel 2015, e durante questa presa dati abbiamo rivelato per la prima volta un'onda gravitazionale che veniva da una binaria dei buchi neri, che era esattamente la forma, aveva la stessa forma che vi ho fatto vedere prima. Poi abbiamo fatto una seconda presa dati in cui Virgo è riuscito a prendere dati insieme a quelli di LIGO. Abbiamo preso dati tre rivelatori insieme per un po' più di un mese. E lì abbiamo visto per la prima volta una onda gravitazionale che veniva da un sistema binario di stelle di neutroni. Quindi io prima ho detto che abbiamo bisogno di due rivelatori, almeno per essere sicuri che stiamo vedendo un'onda, ma l'ideale è avere tre, perché così siamo in grado di non solo, diciamo, dire un'onda, ma abbiamo bisogno di estrarre molta più informazione, inclusa la localizzazione del sorgente, così sappiamo dove è il sorgente di queste onde. Usiamo la differenza di tempo di arrivo di quest'onda fra i tre rivelatori per sapere l'intensità. Per sapere di dove viene. Questo è importante perché nel caso delle stelle, diciamo, nel caso di buchi neri, come si chiamano neri perché sono così massivi che neanche la luce riesce, diciamo, a scappare. Però nel caso delle stelle di neutrone ci sono delle emissioni elettromagnetiche. Quindi noi abbiamo mandato un'allerta ai nostri colleghi astronomi e tutti hanno puntato i telescopi, i satelliti, diciamo, gli osservatori a quella regione nel cielo che noi gli abbiamo detto. E infatti in questo caso hanno visto lo stesso sorgente, lo stesso fenomeno, ma in tutto lo spettro elettromagnetico. Quindi è stato, diciamo, la prima volta in cui le onde gravitazionali aiutavamo, diciamo, all'astronomia, è quello che si chiama l'astronomia multimessaggero. E poi adesso siamo nella presa dati O3, che abbiamo fatto quasi un anno dei dati insieme, tutti e tre rivelatori, e che però finisce stasera. E durante tutto questo tempo abbiamo fatto tutte le allerte, sono pubbliche, si possono consultare in una pagina web che si chiama GraceDB, e così potete seguire tutte le allerte, diciamo, che si mandano delle possibili rivelazioni. Quindi abbiamo visto 37 buchi binari di buchi neri, 5 binari di stelle di neutroni, 5 sistemi, una stella di neutroni, un buco nero, e poi abbiamo visto altri eventi che si chiamano mass gap, nel senso sappiamo che massa hanno, ma sono un po' al limite, non sappiamo se sono abbastanza massivi per essere buchi neri o no e sono stelle di neutroni. Quindi più o meno questo era quello che vi volevo raccontare. Quindi adesso ho qualche domande che mi hanno già, diciamo, che hanno fatto questa settimana. E tra l'altro anche ho le due domande che avevano fatto, diciamo, che avevano mandato le colleghe che hanno organizzato questo live, per darle le risposte. Quindi la prima domanda che avevano fatto era: le onde gravitazionali sono state previste dalla teoria della relatività ristretta o generale? Quindi il 90% di voi ha risposto generale, infatti è quella giusta. Come detto prima, infatti l'esistenza delle onde gravitazionali, diciamo, si deriva da questa relatività generale di Einstein. Poi la seconda domanda è se il GW1708-17 è un segnale di onde gravitazionali emesse da stelle di neutroni o buchi neri. In questo caso è il 57% ha detto stelle di neutroni, infatti è quell'evento che vi ho detto, è quella prima stella binaria di stelle di neutroni che è stata rivelata. E quindi sì, ecco. Poi,
Abbiamo altre domande che avete mandato settimana scorsa. Quindi c'è una domanda di Ali in Instagram che ci chiede di sapere un po' di cose sul rivelatore Kagra. Quindi il rivelatore Kagra è quello giapponese, è diciamo l'ultimo a essere costruito. Hanno scelto di usare qualche diciamo, tecnologia un po' più diversa dalle nostre, quindi hanno aggiunto novità sia la criogenia, quindi loro raffreddano i suoi specchi per diminuire il rumore termico. E poi hanno anche costruito il suo rivelatore sotto la terra. E quindi hanno fatto, diciamo, una messa in funzionamento, sono stati super bravi e hanno iniziato, mi sa, a febbraio, il 25 febbraio hanno iniziato a prendere dati, anche se non ce l'abbiamo, non abbiamo fatto l'analisi a quattro rivelatori, però diciamo, hanno preso dati dal 25 febbraio. Quindi sono praticamente operativi. Poi un'altra domanda di Alice su Instagram che chiedeva in che modo le onde gravitazionali hanno dato prova dell'esistenza dei buchi neri. Quindi diciamo, i buchi neri, come avevo detto, no? Sono oggetti molto densi. Quindi la luce non può scappare, quindi non si può, diciamo, direttamente vedere un buco nero con gli osservatori, diciamo, elettromagnetici, con i telescopi, perché non emettono radiazione elettromagnetica. Quindi c'erano delle osservazioni, diciamo, si poteva intuire che esistevano, si poteva misurare la massa di questi oggetti per gli effetti che producono nel suo intorno, però non si potevano, diciamo, vedere. Fino a poco tempo fa, quando diciamo, quindi noi abbiamo misurato direttamente diciamo, queste onde che sono emesse da loro, diciamo, dai buchi neri. E anche l'Einstein, no, l'Event Horizon Telescope, non tanto tempo fa, ha fatto quello che si è chiamato la foto del buco nero, no? Quindi sono in grado di vedere quello che succedeva intorno al buco nero. Quindi diciamo, noi si considera che le onde gravitazionali diciamo, sono una misura un po' più diretta dell'esistenza di questi buchi neri. Poi, ok, quindi Luca su Instagram ha chiesto anche quanti eventi sono stati registrati fino ad oggi e con l'emergenza Covid cosa succede a Virgo. Quindi, prima ho detto, quindi diciamo, abbiamo avuto 56 allerte questo ultimo run, quindi 56 detezioni, più 10 buchi neri e una stella di neutroni che avevamo già visto nelle periodi di osservazioni O1 e O2, quindi in totale sono 67 onde viste. Quindi per l'emergenza, allora, in verità il nostro run O3 doveva finire il primo, diciamo, in aprile. Però abbiamo deciso insieme all'AIGO, ai nostri colleghi americani, di fermare, diciamo, il run prima, quindi il run finisce stasera. E poi stiamo aspettando a vedere come si può proseguire dopo che questa emergenza passa. Ok, più. Allora, Danilo da Instagram anche ha chiesto quanto ci siamo evoluti per la loro osservazione dalla prima volta. Quindi, quando io parlo di questi run, no? Le prese di dati, diciamo, fra ognuna di queste prese di dati abbiamo ancora migliorato, la sensibilità dei nostri rivelatori. Quindi l'idea è che ogni volta che bisogna trovare un compromesso fra presa dati e quanto sensibili siamo, perché il più sensibili il rivelatore, più diciamo cielo puoi osservare. Quindi
Abbiamo fatto delle pause di tipo un anno fra ogni presa dati per continuare a aggiungere, a migliorare, per provare di aumentare la sensibilità. Tra l'altro abbiamo, sì, tipicamente sono sempre delle migliori tecnologiche, tipo all'Aigo hanno aggiunto un altro specchio in più, un altro risonatore ottico per migliorare il segnale, abbiamo aumentato anche la quantità di luce che si manda all'interferometro, abbiamo migliorato diciamo, abbiamo cambiato queste fibre di cui sono sospesi gli specchi per abbassare i rumori, quindi diciamo ogni volta che ci fermiamo proviamo a migliorare ancora di più. E tra l'altro una volta finito il run, si inizierà anche un anno di ancora più. E diciamo, aggiungiamo ancora più cose per migliorare la sensibilità. Ok, altra domanda. Johnny in Instagram mi ha chiesto un buon libro di geometria differenziale. Allora, questa domanda è difficilissima. Quindi, io non ho mai studiato geometria differenziale, però ho chiesto a un collega più esperto di me. Quindi lui mi ha raccomandato sempre nell'ambito delle onde gravitazionali un libro di Werner Schulze, che poi lo scrivo ve lo lascio scritto, perché se non così detto lo lascio scritto nei commenti. Poi, altra domanda, Alessia in Instagram ha chiesto se è necessario che avvengano fenomeni catastrofici perché si producano onde gravitazionali. Allora, in verità no, però è necessario che siano catastrofici perché siano abbastanza grandi perché noi possiamo rivelarle. Il problema è quello, come siamo per fortuna così lontani dai sorgenti, da questi fenomeni catastrofici, diciamo, quindi è meglio. I fenomeni catastrofici danno più probabilità di essere in grado di rivelare queste onde, tutto lì. Poi, Alessandro in Instagram ha chiesto se l'interferometro è aperto al pubblico, emergenza sanitaria permettendo, quindi sì, adesso come evidentemente non abbiamo fermato le visite. Però si può visitare, diciamo, organizziamo delle visite sia martedì che sabato. E sul nostro sito di EGO, dell'Osservatorio Europeo Gravitazionale, c'è un formulario dove si può chiedere, diciamo, si può chiedere quando e in che lingua, perché le facciamo in varie lingue. Quindi adesso sarà un. Per questa emergenza sarà un po' incasinato, però sì, si può visitare, basta solo, diciamo, i tempi sono un po' lunghi, però comunque se sono gruppi piccoli se ne può aggiungere altri, quindi comunque sì, si può visitare, si può vedere. Poi, Sam su Instagram ha chiesto oggi se è possibile di generare o addirittura sfruttare le onde gravitazionali. Allora, generare onde gravitazionali, insomma, no, meno male. E sfruttarle è molto adesso non sembra, poi non dirò mai perché non si sa. Sicuramente si potrà sfruttare di tutta la tecnologia che è stata sviluppata per rilevare queste onde, quello sicuramente. Poi si sa che ci sono tante teorie come la relatività generale che poi servono molto tempo dopo sono trovate delle applicazioni che non si immaginavano, tipo il GPS, però adesso così nel corto termine non sembra che possiamo sfruttarle ancora, via. Ok, e poi di quelle che avevo c'è un'altra domanda di Andrea su Instagram. Che mi chiede che colore hanno le particelle. Quindi, io vorrei dire che, allora, quello è un altro, diciamo, che sì, ok, le particelle hanno una carica di colore, però io vorrei fare questa domanda la settimana prossima a Mirko, che poi vi dirò esattamente quando, però lui lavora al CERN e sarà in grado di rispondere molto meglio di me.
Quindi adesso mi hanno mandato delle domande che avete fatto adesso, tipo nella diretta. Uff, allora, mamma mia, che domande. Allora, Stefania ha chiesto: cosa consiglieresti ad un ragazzo o ragazza che si affaccia alla sua avventura professionale? Ingegnere, fisico o matematico? Allora, io sono fisico, quindi c'è un po' il bias. Sono cose diverse. Alla fine noi a Virgo lavoriamo tutti insieme. Con ingegnere fisici lavoriamo insieme, ci abbiamo anche qualche chimico, tecnici, quindi sono cose diverse, sono mestieri diversi. La fisica che noi chiamiamo fondamentale, diciamo, c'ha un altro atteggiamento ai problemi. L'ingegnere è un po' più pragmatico, diciamo, però non posso dire. Io sono fisico, quindi vi direi la fisica è molto bella, però sono mestieri diversi, anche se delle volte lavoriamo insieme. Oddio, allora, Annappia, secondo quale criterio scegliete il nome degli esperimenti? Quindi LIGO è un acronimo sul Laser Interferometer Gravitational Observatory, qualche cosa del genere. Virgo, credo, era, non sono sicura. Credo che era perché si poteva vedere, diciamo, per la costellazione Virgo. Credo, non sono sicura. Lo consulterò e ve lo lascio scritto. Ok, quindi cosa intendo per stancare il rumore sismico? Ok, posso spiegare di più, posso spiegare di più. Quindi, questi superattenuatori. Allora, questi superattenuatori sono fatti di diversi livelli di pendoli semplici. Quindi il pendolo semplice in verità quello che fa, c'è una proprietà che a noi diciamo, ci piace, è il fatto che ha una frequenza di risonanza. Quindi se te c'hai un pendolo e lo muovi alla sua frequenza di risonanza, lui amplificherà tantissimo il movimento che ti stai facendo, ok? Però, per fortuna, a tutte le frequenze più alte di quella di risonanza, il pendolo, diciamo, attenua naturalmente, è un attenuatore passivo. Quindi se io muovo, potete fare la prova in casa con tipo qualche cosa che penda. Se io muovo molto veloce e il mio pendolo, so, diciamo, all'oggetto che pende, le arriva molto poco movimento. Quello che intendo. Quindi noi, diciamo, obblighiamo al rumore sismico, diciamo, mettiamo in contatto, lo specchio non sta in contatto direttamente con la terra, se no è il superattenuatore che è, diciamo, è in contatto con la terra. Quindi il rumore sismico entra dal superattenuatore e per ogni, diciamo, ogni filtro, diciamo, sopra questa frequenza di risonanza, che noi le abbiamo scelte molto basse, tipo a 1 Hz. Quindi sopra 1 Hz tutto il movimento sismico viene attenuato da tutta la catena dei pendoli semplici. Quindi diciamo che il nostro superattenuatore è basato sul pendolo semplice. Quindi un'ampiezza molto grande, un movimento molto grande del suolo. Quando arriva allo specchio, l'ampiezza è molto molto più piccola, dei 12 ordini di grandezza. Quindi veramente attenuano tantissimo. Ok, allora, più domande. Quanto viaggiano veloci le onde gravitazionali? Di Samuele ha chiesto. Alla velocità della luce? Sì, è quello che si aspettava, che viaggiano alla velocità della luce e noi con queste, diciamo, misure che stiamo, che fa, diciamo, con tutte le rivelazioni stiamo mettendo anche diciamo, il margine di errore. Una delle cose che si guarda, si studia è la velocità in cui viaggiano l'onda gravitazionale per mettere, diciamo, i limiti di quanto sono, diciamo, quanto siamo in accordo con il fatto che viaggiano alla velocità della luce. Quindi sì. Valeria ha chiesto quali sono le prospettive per il futuro. Quindi,
Qua, un po' in generale, noi abbiamo, diciamo, sia noi che Laigo e Kagra abbiamo come rivelatori terrestri, abbiamo tante ancora miglioramenti previsti per aumentare ancora di più la sensibilità. Quindi abbiamo un piano di qua, non lo so, 2030, dei miglioramenti che possiamo fare finché non arriviamo al limite delle nostre infrastrutture. Il fatto che il nostro interferometro è 3 km lungo e non possiamo allungarlo in più, che ne so, gli specchi li possiamo aumentare non tutto quello che vogliamo, perché abbiamo già le torri costruite. Quindi andiamo a migliorare i nostri interferometri finché siamo limitati dall'infrastruttura che abbiamo adesso. Poi c'è quello che chiamiamo la terza generazione di rivelatori, che ci sono vari progetti. Qua in Europa c'è l'Einstein Telescope, che stanno ancora, diciamo, un progetto un po' più a lungo termine, e diciamo che prenderebbe tutte queste tecnologie che abbiamo sviluppato, sia i giapponesi che noi, e ancora più ricerca che si sta facendo, per fare un nuovo rivelatore che, diciamo, sia in grado di essere molto più sensibili di quelli che abbiamo adesso, quello che noi, diciamo, quelli che abbiamo adesso. E negli Stati Uniti stanno pensando a un progetto che si chiama Cosmic Explorer, sempre in questa terza generazione, che sarebbe fare un interferometro più simile a quello che abbiamo noi, ma più grande. E questo per diciamo per gli osservatori terrestri. Poi ci sono anche dei progetti spaziali per levarti questo rumore sismico che ci dà tanta noia. E quello, ad esempio, è uno dei progetti LISA, che sarebbe un interferometro nello spazio. Quindi hanno fatto, è abbastanza avanzato come progetto, se hanno già fatto qualche test, hanno fatto l'ISA Pathfinder, hanno mandato nello spazio una piccola prototipo che ha funzionato molto bene. E l'ISA in verità sarebbe in grado di vedere cose che noi non possiamo, soprattutto a bassa frequenza, quindi soprattutto buchi neri supermassivi, che diciamo le onde che emettono hanno frequenze molto basse che nella Terra sono coperte del rumore sismico. Quindi questo progetto LISA mi dicono che anche l'INFN, diciamo, contribuisce, quindi LISA è un progetto abbastanza avanzato che sarà lanciato non so quando, però forse fra 10 anni. Quindi ok. Allora, Fabio ha chiesto se è possibile che tramite le onde gravitazionali si possa calcolare la costante di Hubble. Quindi noi abbiamo, c'è un articolo sempre con l'informazione di questa binaria delle stelle di neutrone del 17 agosto 2017, che abbiamo misurato la costante di Hubble con aiuto dei nostri colleghi astronomi. Abbiamo utilizzato sia l'informazione gravitazionale che elettromagnetica per farlo. Quindi l'ideale sarebbe di avere più, diciamo, vedere più onde gravitazionali con contropartita elettromagnetica, con informazione elettromagnetica per diciamo, diminuire l'errore in questa misura. Quindi, ok, Alessandro ha chiesto se per qualcuno di questi eventi dei binari di stelle di neutroni sono stati osservati i controparti nell'elettromagnetico, quindi una volta solo, che è quella famosa prima stella binaria delle stelle di neutrone, qui si hanno visto cose sia su raggi X, gamma, radio, sì, su tutto il spettro elettromagnetico. Allora, ok, ci sono delle domande che sono un po' relazionate. Ok, allora Luca ha chiesto di quanto si allargano o restringono i bracci di Virgo durante il passaggio delle onde gravitazionali. Quindi,
Stiamo parlando dell'ordine di... Allora, noi misuriamo la sensibilità in ampiezza che possiamo misurare. Quindi stiamo parlando dell'ordine di 10 alla meno 19 metri, una cosa del genere. Siamo in grado di misurare. Esatto, quindi ok, sempre la stessa. Ok, quanto è piccolo il segnale che vediamo? 10 alla meno 19 metri è piccolissimo, è più piccolo del diametro di un atomo, è piccolissimo. Delle volte si usa un'analogia che stiamo provando a misurare di quanto, diciamo, si sposterebbe il livello del mare se noi versiamo un bicchiere d'acqua nel mare. Per dire, siamo in grado di misurare cose piccolissime. È per questo, tra l'altro, che dico che le misure che facciamo sono coperte dal rumore, perché siamo così tanto sensibili che niente altre perturbazioni ci danno fastidio. Adesso che stiamo prendendo dati, ad esempio, non ci possiamo muovere così tanto sul sito, abbiamo anche una zona aerea è interdetta perché se no gli aerei ci danno noia, sia i giorni in cui il movimento sismico è molto alto e il mare è molto, diciamo, agitato, le nostre sospensioni lo risentono, anche i terremoti, anche se sono in Giappone, ci impediscono di lavorare, quindi stiamo rivelando veramente spostamenti molto molto piccoli. Allora, ok, quindi le onde gravitazionali. Federico ha chiesto: le onde gravitazionali ci aiuterebbero a spiegare la teoria del Big Bang? Allora, io non sono molto esperta di questo, diciamo, su questo soggetto, però quello che posso dire è che con le onde gravitazionali c'è gente che cerca di capire, diciamo, uno dei studi e vedere. Perché diciamo con la gravità, con le onde gravitazionali abbiamo un vantaggio che non hanno quelli astronomi che guardano lo spettro elettromagnetico e che noi possiamo guardare anche fa praticamente molto indietro, prima che la materia, diciamo, la luce si separasse. Quindi so che c'è gente che guarda su questi soggetti, ma non posso darvi più dettagli, però posso chiedere e vi risponderò dopo. Quindi l'ultima domanda è: come si capisce se l'onda gravitazionale è stata prodotta da buchi neri o stelle di neutroni? Quindi vi ricordate questa forma che Esto vi ho es lo fatto que he vedere? encontrado en la web. Quella cosa che vi ho fatto vedere prima dell'onda, diciamo, noi usiamo per cercare questo tipo di segnale, dei binarie, abbiamo delle simulazioni basate sulla teoria della relatività generale, sulle equazioni di Einstein, diciamo che ci danno soluzioni. Noi le diamo parametri tipo: se io ho due buchi neri con una massa di, non lo so, 30 masse solari e 20 masse solari, che onde che sono lontani da noi tanti milioni di anni luce, che onda mi arriverebbe? E abbiamo tutta diciamo, una serie diciamo, dei template, si chiamano però dei riferimenti, quindi abbiamo simulato tutte le possibilità che ci vengono in mente. E quello che facciamo è paragonare i segnali che vedono i nostri rivelatori con quel banco di, diciamo, di forme d'onde. Quindi con questo paragone, diciamo, facendo un aggiustamento fine di questi parametri, siamo in grado di capire di cosa sono prodotte. Quindi noi in verità ci basiamo su quello che sappiamo sulla relatività generale, che tra l'altro fino adesso spiega molto bene quello che vediamo. Quello per questo tipo di sistemi, quindi dei binari. Quindi in verità la differenza fra diciamo, una stella di neutroni e un buco nero
praticamente la massa. Quindi la massa è uno di questi parametri che noi mettiamo nelle nostre simulazioni, nel nostro banco di forme d'onda per sapere di dove viene, cosa possiamo imparare. Quindi adesso devo finire. Vi volevo dire prima tutto che Virgo c'ha dei social network anche, quindi potete trovare Ego e Virgo su Facebook. E poi volevo ringraziarvi per essere stati con noi e volevo dirvi che vi aspettiamo lunedì alle 15:30 con la prossima diretta. Si parlerà del Large Hadron Collider, dell'LHC del CERN, con Mirko Poger, che dal 2009 al 2020 è stato membro del team responsabile dell'operazione di LHC. Io ho avuto il piacere di conoscere Mirko in un evento di divulgazione e vi dico che è un divulgatore fantastico, quindi non dimenticare lunedì alle 15:30 e quindi per avere più informazioni continuate a seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram e Twitter. E niente, allora vi dico ciao, arrivederci, grazie a tutti.